di Chelsea e Moresco. Si può partire, è iniziata Lodi Follonica. Giovannetti su di lui, bravo a recuperare sfera, ripartire Fantozzi, riesce a superare Marco Pagnini, Barbieri, Barbieri, il Piccinin, ancora lui, ancora il Piccinin con un tocco sotto delizioso sull'uscita, la palla di Fantozzi perfetta e la gran giocata di Nicolas Barbieri, controllo e per avere naturalmente più peso. Intanto arriva il pareggio di Montigel, un'azione casuale, una palla messa dentro, la vediamo qua, la conclusione di Francesco Banini, carica il tiro, Antonioni dal limite dell'area intercetta, riparte a contro Montigel, Antonioni, il principe, mamma mia, mamma mia! Un gol da re, Cesco Banini, e poi è ripartito e ha tiro a incrociare sotto il sette opposto. 5 uomini di movimento per questi ultimi 24 secondi. Francesco Banini, Marco Pagnini, Davide Banini, la risposta di Grimalt, poi Fernandez che la tira il più lontano possibile, Fantozzi, la porta è vuota, Fantozzi, Fantomas, 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 3-1 Lodi, gioco partito contro a 11 dalla fine, senza il portiere, sulla respinta di Grimalt, Andrea Fantozzi, questa delicatissima sfida con la Follonica, firmando il gol del 3-1 che chiude l'incontro, perché Montigel tiene palla e non c'è più tempo, suona la sirena. Il Lodi batte il Follonica nell'anticipo della 24esima giornata, vince 3-1, una partita durissima contro un Follonica mai domo fino all'ultimo secondo, che deve però inchinarsi ai giallorossi e incassare.